Buongiorno care amiche e benvenuto mese di marzo, diamo il benvenuto infatti alla primavera che arriva. Oggi vi voglio proporre dei completi eleganti per le vostre bimbe che parte più o meno dai 2-4 anni ma arriva fino alla teenager. Infatti vedete con una versione donna dove ho un gilet senza maniche con un pantalone come vedete larghissimo e dotato poi della sua relativa giacca, così. Ok? Allora partiamo, quindi possiamo andare con abiti cerimonia di una ditta italiana, lavoratissimo con tutto il tulle come vedete che cade, quindi questo arriva lungo, dotato poi della sua eventuale giacchina da abbinarci, oppure andiamo anche con la versione in canotta così proprio da mini ballerina nelle taglie anche piccole piccole. Oppure andiamo nella versione in tulle, così praticissimo, lo teniamo così libero, oppure possiamo eventualmente metterci anche i nostri fiocchi. Sapete come noi amiamo usare sempre i fiocchi con il nastro così, oppure anche questo dotato di doppio tulle che lo facciamo proprio passare o in testa o anche in vita, oppure anche dei fiocchi singoli, quindi anche tutti bianchi, come vedete, oppure anche da fare coroncina in testa e mettere quindi così tutto intorno oppure da coroncina come vi dicevo. Allora in questo bianco poi vi voglio proporre non solo la solita giacchina burro ma anche questi bellissimi, vedete, spolverini abiti tutti ricamati, perché questa primavera è il periodo proprio del ricamo, troverete tantissimi capi dalle felpe agli abiti tutti ricamati. Questa è una Seersucker nel colore jeans e burro col suo faldoncino dove lo andiamo ad abbinare sopra. Oppure l'altra versione che vi voglio proporre è in un altro colore, in questo colore bellissimo, vedete albicocca, ma è fatto di tre veli, uno è rosa, l'altro è infatti sull'arancio e quello ultimo è un vaniglia burro giallino come vedete, quindi poi possiamo sollevarli e creare proprio noi la composizione con tutti i suoi eventuali fiori da metterci insieme oppure i fiocchi come vi dicevo prima di vari colori. Qui invece vi voglio proporre lo spolverino verde, vedete bellissimo, sempre tutto ricamato con gli stessi toni, lo andiamo ad abbinare insieme. Ecco le due proposte, oppure se non vogliamo l'abito, molto carina anche la giacca sempre Seersucker, così cortina, bellissima anche con un eventuale jeans, oppure con il suo pantalone praticissimo, con le tasche così davanti e anche applicate dietro, facciamo un bellissimo completo, proprio pigiama style come ci piace chiamarlo, e sopra poi mettiamo la sua eventuale camicetta oppure anche facciamo delle sovrapposizioni con questi tessuti, vedete? Molto carini, tutti traforati, sono dei top, possono essere dei top per le ragazzine un po' più grandi o degli abitini anche per bambine più piccole di 2 anni. Se non volete questa versione e preferite la consueta camicetta top, vi propongo questa tutta in tessuto stropicciato da usare o così, questo è il dietro, però mi piace anche usato davanti, oppure appunto lo mettiamo così a top. Un'altra versione poi sempre rigata in tessuto elasticizzato è questo abito con la goccia dietro, guardate che bella l'ampiezza che vi rimane poi anche ampio da solo, questo è un abito che va fino alle taglie grandi dove possiamo avere se no anche l'effetto così, cioè di usarlo corto con il suo pantalone oppure andiamo nel pantalone con il suo top che vi proponevo prima, bellissimo. Andiamo poi nella versione come il top anche dell'abito, in questo tessuto stropicciato, dove sopra possiamo sempre mettere, come dicevamo prima, i suoi spolverini in Seersucker nelle varie tonalità. Andiamo con il sangallo. Il sangallo quest'anno ve lo propongo così, fatto con le farfalle, senza maniche, molto bello. Oppure questo, che è un tessuto invece sangallo ma ricamato, stropicciato, quindi un tessuto in organza bella pesantina, consistente, e questo vi può fare sia poi una camicia quando la ragazzina cresce o la bimba cresce, sia come abito. Ovviamente su queste proposte che vi faccio di abiti, guardate anche questo che è manica ampia, tutto in versione burro, come vi dicevo possiamo abbinarci i golfini corti, vedete? Stile corto così a blazerino o in bianco oppure anche nella versione rosa, dove poi possiamo andarci a mettere tutti i nostri consueti fiocchi nella versione rosa e quindi facciamo gli abbinamenti di rosa nelle varie tonalità di burro bianco oppure bianco rosa.
Poi andiamo alla versione che vi dicevo di questi topini abitini da mettere sopra a rete. Ci sono in bianco, in ecru oppure anche in caramello ruggine biscotto. Il blazerino che usiamo traforato sia per questi abiti così, sia per tutti gli abiti burro o bianchi che abbiamo visto prima. Un'altra versione interessante è questo cardiganino lungo, guardate che bella anche la manica, ampia, in un tessuto in felpa, leggermente glitterato, con la cinturina in vita. E qui vi propongo il pantalone leggermente a zampa. Quindi fate un bellissimo completo, così, dove poi possiamo metterci sempre il topino che vi proponevo prima, sotto, traforato, vedete, se vogliamo rimanere nella stessa gradazione di colore, oppure andiamo nel bianco, oppure andiamo nella ruggine. Molto carina, poi comunque da usare è sempre anche la sua maglietta, semplice, ma bella nella manica ricciata. Quindi, avendo anche il blazer, la manica molto ampia, la ricciatura della manichetta, della canotta, non dà fastidio. Un altro abito fiorato, fresco, carino, doppiato, dotato infatti di una sottoveste in organza sottoburro, con la sua bella spalla, come vedete, a reglan e la manica ampia. Questo fiorellino molto delicato, molto primaverile, possiamo sempre chiuderlo con una cinta, così. E sopra possiamo sempre metterci anche questo cappottino spolverino in burro da usare sia sopra di questo, sia sopra tutti gli altri abiti che abbiamo visto prima, sia questi in sangallo, come vedete, a balze, che qui rimaniamo anche nello stesso tessuto, oppure gli altri che abbiamo visto prima. Ovviamente sopra a tutti questi abiti non dimentichiamo questi accessori meravigliosi, questi cerchielli bellissimi da usare in testa, oppure, come vi dicevo prima, tutte queste cinture praticissime in tutti i colori. Bene, mi sono piaciute queste proposte per le vostre occasioni speciali che avrete in primavera o estate. Buona giornata a tutti e vi aspettiamo in negozio. Ciao!